Grazie Gigi Del Lancio, siamo qui con i ragazzi che effettueranno la gara di Submission Wrestling domenica 25 novembre e abbiamo tre atleti, dei tanti dell'associazione sportiva Shooting, chiaramente, che combatteranno. Alla mia destra Giacomo Grenzi, Antonello Piccinini, alla mia sinistra Kilian Tartarini. Allora cominciamo con Giacomo, che è all'esordio, diciamo, in questa competizione europea, pertanto chiedo a lui come si vede, diciamo, all'interno di questa competizione e soprattutto quali sono le sue sensazioni. Grazie Paolo, buonasera, sono Giacomo, mi presento, è la prima volta che parlo qui e devo dire che innanzitutto mi sento di ringraziare il mio allenatore Paolo Salati e tutti i ragazzi che stanno qui con noi, qui insieme a me, mi aiutano tutte le sere, allenamento dopo allenamento, per cercare di migliorarmi. E vedremo, insomma, il 25 novembre a questo appuntamento cosa riusciremo ad ottenere. Io innanzitutto spero che tutti siamo in grado di dare il meglio di noi stessi e auguro un forte in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie. Grazie Giacomo, ricordiamo che Giacomo è all'esordio, pertanto esordire all'interno di un campionato europeo non è facile, ma è lui, tirando fuori gli attributi come deve essere, lo farà. Bene, alla mia destra ancora Antonello Piccinini, che non possiamo definire un veterano, però già l'anno scorso ha gareggiato all'interno del circuito italiano e si appresta anche lui a esordire all'europeo di domenica 25 novembre, e ricordiamolo sempre al pubblico presente. Pertanto io chiedo ad Antonello la stessa cosa che ho chiesto a Giacomo, cioè le sensazioni di affrontare un europeo quando comunque a livello nazionale uno come Antonello qualche buon risultato l'ha ottenuto. Buonasera, niente, l'europeo sarà una gara molto difficile anche perché arriverà tanta gente da fuori, giusto Paolo? Certo. Come prima gara dell'anno, poi dopo un'estate di svago e senza allenamenti sarà abbastanza complicato. Ci siamo allenati duramente, il nostro allenatore ci sopporta tutti i santi giorni. Speriamo il bene. Grazie Antonello. Antonello effettivamente ha detto fa questa gara dopo l'estate, perché chissà cosa hanno combinato durante l'estate. Comunque qui stendiamo un velo pietoso. Bene, alla mia sinistra abbiamo Kilian Tartarini, vincitore del campionato italiano classe B a livello nazionale, quindi sì, campione italiano appunto, esordirà nella categoria meno 78 kg professionisti al campionato europeo. È una categoria molto forte dove i più forti stranieri saranno presenti, e chiediamo anche a lui chiaramente cosa ne pensa di questa partecipazione e cosa ci aspetta da una categoria così forte. Buonasera a tutti. Diciamo che quest'anno affrontare la classe A sarà molto dura, perché verranno atleti da tutta Europa, anche dal Brasile, lottatori molto forti. Sarà un'esperienza sicuramente indimenticabile. Ho provato a buttarmi tra i professionisti, vediamo come va. La preparazione c'è, mi alleno tutti i giorni, grazie a Paolo e Emiliano che mi danno disponibilità al mattino, al pomeriggio di allenarmi. Vedremo come andrà. Preparato? Sono preparato. Grazie. Beh, io a questo punto non posso far altro che ringraziare i tre ragazzi qui presenti e fare anche un grosso in bocca al lupo a tutti gli altri ragazzi dello Shoot Team, chiaramente, che parteciperanno a questa gara e che si stanno scaldando in questo momento, sentite anche il rumore dei loro passi. E ci presenteremo con un gruppo molto agguerrito, siamo circa una ventina. Non posso che essere fiducioso, in quanto effettivamente i ragazzi sono preparati. È chiaro che poi spetterà chiaramente a loro salire sul tappeto nella maniera giusta.